Aiuto, sto tipo parlando da un'ora perché ho fatto i due video degli acquisti e dei consigli dello shopping di Londra e non ho più voce, cioè ho finito la voce, adesso tipo morirò, collasserò. Comunque volevo fare un video veloce, sì, ok, lasciate stare. Volevo fare un video veloce, Valentina veloce, sui racconti della mia Londra, di quello che è stato questa settimana. Allora, io non mi ricordo neanche tutte le cose che ho fatto perché veramente è stata una settimana assurda. Io sono arrivata il 17 mattina, credo. No, pomeriggio, era verso mezzogiorno. E sono tornata il 25 mattina alle 9. È stata veramente. No, cioè, non me ne rendo ancora conto perché tutte le volte che io arrivo a Londra dico no, non è possibile, sono tornata a casa. Per me Londra è casa perché veramente ci sono stata 3-4 mesi, mi sembra 3 anni fa. E tutte le volte che ci torno mi piange il cuore perché dico no, sono tornata a casa, che bello. Che vi posso dire? È stata una settimana, sì, non lo smetterò mai di dirlo. Prima cosa, il primo giorno che sono arrivata. Vabbè, mi sono ritrovata con la mia amica, anzi, grazie Sara di tutto, grazie veramente di tuttissimo. Il primo giorno che sono arrivata, mi sono vista con la Sara, ci siamo incontrate in aeroporto perché lei appunto è di Vicenza e io sono di Firenze, quindi ci siamo trovate a Stansted. Per fortuna l'aereo arrivava più o meno allo stesso orario. Ci siamo ritrovate e siamo andate subito a Westfield Shopping Center dopo aver lasciato le valigie in ostello. Siamo andate a Westfield, al centro commerciale. E arriviamo lì e vediamo scritto The Avengers ovunque. C'è scritto Avengers, 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 Avengers. Ti giravi Avengers, ti giravi Avengers, ti giravi Hulk, Iron Man, coso, cioè di tutto. Io dico, che cacchio succede? Quindi arriviamo e ci sono questi mega cartelloni. The Avengers European Premiere. La mia reazione è stata, oh cacchio. Ho iniziato a urlare e a saltare. La gente mi guardava malissimo. Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man, come una mongola. Morale, praticamente il 19, quindi venerdì 19? No, giovedì 19, venerdì 19 c'era la premiere europea di Avengers lì a Londra e io ero a Londra con tutti gli attori. Quindi vi lascio immaginare il mio sclero. Quindi praticamente venerdì siamo andate lì e siamo arrivate verso mezzogiorno, ci siamo piazzate in prima fila al piano di sopra, quindi si vedeva tutto, c'era il red carpet, c'era il palco, c'era tutta la gente, cioè no, allucinante. E alle 6 è iniziato il programma, la diretta mondiale, non lo so, che europea, non lo so, e sono arrivati tutti gli attori, cioè voi non potete capire la mia reazione quando ho visto Robert Downey Jr. che usciva così. Io ero tipo, ah! Stavo sclerando. Ho fatto tipo 800 foto. Infatti penso me ne metterò qualcuna da qualche parte. E oppure, anzi no, vi faccio un mini slideshow alla fine. Ciao, mi chiamo Gatto e ti sto spelando. Farò un mini slideshow alla fine. E, cioè, non potete capire l'emozione di avere, cioè, quanti erano? 10, 20, 2000 attori. Lì, cioè erano tutti lì, tra cui vabbè, Robert Downey Jr. appena l'ho visto scleravo, io ho cominciato a tremare, infatti ho tutte le foto mosse perché tipo, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, tamarro, egocentrico, una cosa assurda, cioè proprio, se avete visto Iron Man, l'avete visto vero? Se non l'avete visto, provvedete. Se avete visto Iron Man, sapete com'è un po' Tony Stark, quindi il personaggio che lui interpreta. Tony Stark è un egocentrico, è un pazzo scatenato, è un playboy filantropo, come dice lui nel film, un genio miliardario playboy filantropo. E cioè, cioè proprio Robert Downey Jr. è uguale a Tony Stark, cioè era lì tutto, solo io, stava sempre così, proprio una cosa assurda. E qui ho detto no, cioè è un tamarro, è un egocentrico, era sempre nel mezzo, poi a un certo punto si è messo a fare un balletto proprio, yeah, così, io, ma perché lo fai? E niente, a parte è un nano, cioè è veramente basso, è più basso di, non mi ricordo come si chiama l'attore, comunque, vabbè, è basso,
è molto basso e aveva delle scarpe assurde, tipico di Robert. Comunque vabbè, c'è stata la premiere, e ok, e io ho sclerato. Poi c'è stato, e questo è stato venerdì, sabato pomeriggio, cioè sabato mattina, ci siamo svegliate io e la mia amica, siamo andate prima a Portobello Market. E abbiamo fatto un giro, c'era un sole assurdo. Prima ha piviscolato un po', poi è uscito il sole. Io ero lì, no, sole. Quindi, che abbiamo fatto? Dopo pranzo, abbiamo approfittato e siamo andate a fare un giro per Baker Street e Regent's Park. Eravamo eccitatissimi, tipo, oh mio Dio, il sole, sole, sole! Eravamo lì che si stava saltando, si stava ballando per tutto il parco. La gente ci guardava male, ah, sole, sole, sole! Erano più o meno le 5 e mezzo. A un certo punto arriviamo fino al London Zoo, che è praticamente in cima a Regent's Park, e diciamo, boh, andiamo a Primrose Hill, che c'è il... Primrose Hill praticamente è la collina più alta di Londra, dove in cima te vedi tutta Londra. E insomma, si stava camminando, si stava per attraversare la strada, cioè abbiamo attraversato la strada, siamo entrati in un vialetto. Io di solito quando cammino, tipo, guardo in terra, guardo dalle parti, guardo i negozi, guardo gli alberi. In quel momento, non so per quale arcano motivo, io guardavo le persone, cioè guardavo in terra, ho alzato gli occhi, mi sono ritrovata Matt Bellamy così, che mi passava accanto. La mia reazione è stata... Così. Allora, lui mi ha guardata, io l'ho guardato, e mi ha sorpassata. Io ho cominciato a sclerare, a saltare, a urlare. Ero lì, Sara! Sara! Matt! C'è Matt! Mi giro e lui si era girato e rideva e io tipo sono morta, mi sono congelata e la Sara mi diceva: "Dai, fermalo, vai a fargli una foto". Io: "No, non ce la faccio, no, non ce la faccio". Cioè, è stato uno shock perché un conto è magari incontrarli dopo, cioè incontrarlo dopo un concerto, fuori dagli studios o fuori da casa sua. Un conto è vederselo camminare così, cioè tranquilla, era da solo. E mi ha guardata perché poi avevo tipo gli occhiali. Capelli fluorescenti, di tutto, quindi comunque mi si vedeva, ero tipo un semaforo. E tipo, cioè sono rimasta, ma perché? Ma per quale motivo? Cioè sono rimasta congelata, proprio congelata nel vero senso della parola. E lui ha cominciato ad andare verso Regent's Park, quindi cosa ho fatto? Ho girato il culo e sono andata a seguirlo. Ogni tanto lui si girava, tipo attraversava il parco, ogni tanto si girava, io Lala, guarda, c'è gli alberi! E poi si rigirava e continuava a seguirlo, poi si rigirava, ah, guarda Sara, ma facciamo le foto agli alberi! Cioè, è stata veramente una cosa assurda. Poi noi siamo uscite dal parco, l'abbiamo seguito da fuori, a un certo punto l'ho perso, ho detto no, panico. Siamo rientrate nel parco e l'ho ribeccato, nel senso, cioè era un po' più lontano da me, e abbiamo iniziato a seguirlo, lui è uscito dal parco e ha cominciato a camminare velocissimo. Cioè, voi non potete capire quanto cacchio va veloce quel nano. Perché, vabbè, è un nano, effettivamente, visto dal vivo è un nano. Cioè, ma va come le palle di fuoco. Cioè, è una cosa assurda. Io ero lì che stavo tipo. Stavo quasi correndo, però ero piena di buste, non ce la facevo. E questo nano correva. Ero lì, Sara, Sara, panico, sta correndo, sta correndo. E quindi alla fine è arrivato fino a Camden Town. E l'ho perso nel casino di Camden Town perché non c'era veramente il verso di seguirlo. Mi giravano abbastanza le scatole, infatti sono stata tutta la sera un po' incacchiata, però vabbè, comunque. E questo era sabato, poi vabbè, sabato sera siamo andate al Cable a ballare perché c'era una serata con i Pendulum. Domenica, che abbiamo fatto domenica? Non me lo ricordo, shopping mi sembra, tanto per cambiare. E arriviamo a lunedì. Lunedì è stata una giornata assurda anche quella, perché... siamo andate, mi sembra, la mattina a Camden Town a girare un po' il mercatino, a fare così. E il pomeriggio verso le 4, mi sembra, sì, verso le 4, io sono andata agli studios dove i Muse stanno registrando il nuovo album. Insomma, arrivo lì e vedo le macchine. E dico, bene, ci sono, io sto qua, mi piazzo qua. La Sara mi ha detto: "No, io non ce la fo, non ti aspetto. Io vado via, vado a farmi i miei giri". Io: va bene, vai pure, io sto qui, rimango qua". Erano le 4 e c'era la macchina di Dom e la macchina di Chris, ovvero il batterista e il bassista. E il batterista, appunto, ha una mini color crema con le rifiniture nere e il bassista un Aston Martin grigia. Insomma, macchinine, eh. E allora ho detto: "Vabbè, la macchina di Matt non c'è, intanto vado a prendermi un coso, un cappuccino, insomma un caffè". Quindi sono andata da Starbucks, mi sono presa un caffè che era lì vicino a Starbucks.
Sono stata lì una mezz'oretta, sono tornata e era arrivata la macchina di Matt. E io lì, no, l'ho perso, maledetto. Quindi erano più o meno le 6, sì, più o meno le 4, le 5 e mezzo, 6. Niente, io rimango lì fino a tardi. Alle 7 e mezzo, 8 e mezzo, io ero lì che stavo crepando di freddo, pioveva, c'era un vento assurdo. Esce Matt. Io ho cominciato a tremare, a diventare isterica. E gli ho fatto, hi Matt! E lui mi fa, oh, hi! E quindi gli dico, ah, ciao, scusa, posso fare una foto con te? E lui mi fa, sì, però mi dispiace, guarda, sono di corsa, devo tornare a casa subito perché sono in ritardo. Io, sì, no, don't worry, it's okay. Una foto va benissimo. Quindi purtroppo ho fatto la foto con lui dietro la sbarra, cioè sembrava in prigione, povero uomo. E avevo la macchina fotografica così, stavo facendo la foto così, e non veniva perché tremavo e non riuscivo a mettere a fuoco. E quindi ne ho fatta una, però gli ho detto, no, it's moved. No, che ho detto, insomma, è mossa, gli ho detto. E lui mi fa, try again, try again. E io, ok, so, just a moment. Insomma, mi faccio la foto. E lui mi fa, where are you from? E io, I'm from Italy, I'm here for you. Insomma, non me lo ricordo cosa gli ho detto. E lui mi ha detto, ok, I'm so sorry. Insomma, mi ha detto, mi dispiace tantissimo, guarda, sono in ritardo, però... So, io so, ok, thank you so much, thank you, it's been a pleasure, it's been a pleasure. Ero lì, oh mio Dio. Nel momento in cui io mi stavo facendo la foto con Matt, Chris è andato via, quindi ero lì, maledetto uomo, ti odio. Comunque, ho fatto la foto, due foto, di cui una urenda, e niente, ho cominciato a saltare tipo antilope. Poi lui è uscito con la macchina dal cancello, sulla sua Mini rossa con la targa personalizzata scritto Maybe. Lasciamo stare, è uscito e io ero lì che stavo saltellando, stavo ridendo come una cretina. E lui mi guarda e mi fa così e io gli faccio ciao con il sorrisone sulla faccia. E poi se n'è andato. Erano le 8 più o meno. Ho detto bene, sono andati via loro due, è rimasto Dom. Io non vado via, cioè proprio non esiste che io vado via adesso. Quindi sono rimasta lì verso le 9, mi sembra, 8 e mezzo, 9. Sono arrivati due ragazzi, cioè un ragazzo e una ragazza francesi, e mi hanno chiesto se sei qui per i news, e io, eh già. Quindi niente, per fortuna sono arrivati loro, mi hanno fatto un po' di compagnia perché anche loro volevano aspettare Dom. Abbiamo parlato del più e del meno, cioè dei news abbiamo parlato. E verso le 10 e mezzo, 11 è uscito Dom. Cioè io l'ho visto, ho detto bene, mi prende un colpo. Tipo ero lì che stavo prendendo della roba in borsa, lui è arrivato, sono andata verso di lui. Hi, hi, hi! Come una mongola. E io gli ho fatto, hi, nice to meet you, Valentina. Lui mi dà la mano, mi stringe la mano e fa, hi, I'm Dominic. E io, oh mio Dio, ma perché? Ecco, sta morendo la batteria. Comunque fa, hi, nice to meet you, I'm Dominic. E io, no, ma dai! E quindi niente, parliamo 3 secondi, ci facciamo un paio di foto, orrende anche quelle perché sembrava una mongola, tipo, ah! Ci facciamo le foto. E poi gli chiediamo, ma domani ci sei? Sì, domani arrivo verso le 2, quindi ok, ci vediamo domani, ciao. Quindi io contentissima perché avevo appuntamento con Dominic. Quindi niente, torno in ostello, il giorno dopo sono tornata lì all'una e mezzo, devo far di corsa perché sto finendo la batteria. Torno lì verso l'una e mezzo, verso un quarto alle 2 arrivano anche i francesi, c'era anche un'altra tizia francese, stavolta c'era anche la Sara con me. Alle 2.01 arriva Dom. Quindi noi non andiamo subito addosso a lui, cioè noi rimaniamo un attimo lì fermi, lui esce dalla macchina, chiude la porta e viene verso di noi. E quindi ci fa, hi guys, insomma così io gli stringo la mano e mi fa, how is going? E io, oh my god! Tipo io, sembravo una mongola che aveva visto la Madonna, tipo. E niente, c'è Dom dal vivo, è uno scoiattolo, è così piccolo, è dolcino, è fantastico. Quindi abbiamo parlato un po', abbiamo parlato del tour, Ah, poi è stato bellissimo perché il ragazzo francese gli ha chiesto cosa state facendo? Cosa state facendo ora in studio? E lui gli risponde, cioè proprio Mr. Simpatia, We are recording the new album, proprio con questa faccia. E io, ma perché sei così stupido? E quindi, no, no, ma nel senso, cosa state facendo? Lui ci ha risposto, insomma, delle cose che, vabbè, ora non sto a dirla tutto al mondo, comunque. Se volete saperlo, sapete come fare. E vabbè, comunque ci ha detto che stanno registrando, stanno finendo l'album. E poi gli abbiamo chiesto se la sera sarebbe venuto a bere una birra con noi. E l'idea non gli dispiaceva perché comunque ha detto, ah, sounds good. Però alla fine ha detto, però ragazzi, guardate, io sono stanco, cioè alla fine lui finisce di lavorare
alle 11 e rientra il giorno dopo alle 2, quindi ovviamente non è che gli potevamo chiedere chissà cosa. Quindi niente, abbiamo parlato per un quarto d'ora, più o meno abbiamo fatto le foto, io me lo sono abbracciato tutto, che carino! E poi niente, poi è entrato dentro. Poi dopo un po' è arrivato anche Chris, stessa cosa, è arrivato tipo con i pantaloni slacciati, cioè un barbone con la barba incolta. Infatti ho detto, quando registrano sono dei barboni e quando sono sul palco sbrilluccicano tutti, però va bene. E Chris, poverino, stava male perché aveva preso l'influenza dai bambini, poverino. E ha dimagrito tantissimo, cioè è così, è così. E niente, abbiamo parlato anche con lui, abbiamo chiacchierato un pochino e poi lui è entrato, ha detto vabbè ragazzi, ci vediamo, ciao. E io ero isterica, nel vero senso della parola. Ho aspettato Matt fino alle 5 più o meno, però poi non ce la facevo più perché veramente ero distrutta. La sera prima non avevo dormito perché ero in fibrillazione per aver fatto una foto con Matt e Dom. Quindi, cioè, non ce l'ho fatta aspettare Matt. Volevo tornare la sera, però ero veramente troppo distrutta. Poi avevamo l'aereo alle 6 di mattina, dovevamo dormire in aeroporto, quindi ho detto, vabbè, le mie foto ce le ho, gli autografi ce l'ho, anche se di Matt non ce l'ho. E sono contenta così. Quindi è stata veramente una settimana assurda, una settimana piena di coincidenze. Poi ogni giorno trovavo monete in terra. Sara, smettila di trovare soldi in terra! Poi, no, veramente. Ah, poi è stato bellissimo perché la sera dopo la premiere io avevo il trucco stile Robert Downey, cioè sì, stile Iron Man. E sono andata da House of Fraser o Debenhams, o non mi ricordo da chi, insomma, in un negozio lì al centro commerciale. E c'era lo stand della Urban Decay. Allora ho dato un'occhiata per vedere un po' i prezzi. Arriva la commessa e mi fa: hai bisogno d'aiuto? E io: no, no, grazie, sto dando un'occhiata. Se ho bisogno, chiedo. Lei mi guarda. Oh my god, your makeup is so wonderful, it's very Urban Decay! E io, ok, cioè della serie, ok, se ti piace il mio trucco, perché non posso lavorare con te? Prendimi a lavorare con te! E quindi insomma è stata tipo mezz'ora a farmi complimenti, ah, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful! E io, ok, calma, cioè relax, cioè non era niente di eclatante. E poi stessa cosa, quando ero da Inglot a scegliere gli ombretti, avevo le unghie finte, quelle d'oro, e la tizia mi fa, oh wow! Your nails are so wonderful, so gorgeous. E io sì, sono finte, le ho presa un pound da Primark perché avevo fatto la nail art con lo smalto rosso. Ah, so wonderful, wonderful. Cioè, allora, se mi fate tutti questi complimenti, perché non mi prendete a lavorare con voi? Che tra l'altro, parentesi, in quasi tutti i negozi di Londra io ho visto i cartelli, ho scritto Staff Wanted e io li rosicavo perché non ho portato i curriculum inglesi. Comunque, questo è stato più o meno. Questa è stata la mia settimana, sì, più o meno. Settimana assurda, settimana bellissima, piena di cose, di coincidenze, piena di. Non lo so, cioè veramente è stata una settimana fantastica. E con 2 minuti di batteria avanzati, ce l'ho fatta. Io vi saluto. Questo era il racconto della mia Londra. Come sempre, se avete bisogno di consigli, di aiuto, se avete domande, se avete qualsiasi cosa da chiedere su Londra, io sono qui. Vi rispondo sempre, rispondo a tutti, anche se con calma e per piacere. Ora, credo di aver risposto a tutti quelli che mi hanno scritto mentre ero lassù. Se avete domande, veramente chiedete o qui, o via messaggio, o su Facebook, o dove vi pare, via piccione viaggiatore. A me mi fa veramente tantissimo. A me fa tantissimo piacere rispondere e dare consigli su Londra, perché veramente la conosco meglio di Firenze e è casa mia. Cioè, io quando sono a Firenze non mi sento a casa, quando sono a Londra. È casa mia. Quindi io vi saluto, vi mando un bacio enorme e see you next time. Ciao.